Voglia poter ricevere questi premi grazie a tre film di tre grandi registi napoletani qui a San Carlo, Martone, Sorrentino e Di Costanzo. Standing ovation per Tony Servillo, pluripremiato al Teatro San Carlo di Napoli per il gran gala di chiusura di Capri Hollywood, l'International Film Festival fondato e prodotto da Pascal Vicedomini. Vincono come miglior film The Power of the Dog della regista Jane Campion e miglior regista Paolo Sorrentino con È stata la mano di Dio. Sul palco anche i volontari della Croce Rossa insieme a Maria Rosaria Capobianchi, una delle tre ricercatrici che per prima isolarono il coronavirus in Italia. 26ª edizione del festival. Festival co-condotto da Maddalena Ghinea. Nel 2011 ho avuto l'onore di essere premiata da Lina Wertmüller ed è uno dei ricordi più belli che ho sicuramente. A portare i saluti della città, il sindaco Gaetano Manfredi per una serata densa di emozioni con le star del cinema e del mondo dello spettacolo. L'emozione collettiva della sala è irripetibile. In teatro stiamo verificando che i teatri sono pieni e spero che tornino anche al cinema, gli spettatori con la gioia e con l'entusiasmo di prima. Dal cinema al teatro alla musica. Il rapporto tra il cinema e la musica è l'arte. Speriamo di riprendere tutti alla grande. Un'edizione ancora in pandemia, ma che guarda al futuro del cinema italiano. È sopravvissuto al momento più duro che l'abbiamo alle spalle. La qualità del cinema italiano è molto migliorata e questo è un grande segnale.